Bene, siamo live. Buongiorno Enrico, mi senti? Ciao Sì, ciao Gianluca. Bene, Enrico, come stai? dai, è una giornata un po' particolare oggi. Particolare perché? Ma perché ho mia figlia a casa e quindi molto probabilmente entrerà a breve nella stanza, farà un'incursione. Vabbè. Credo che ormai dopo 8-9 mesi, non so quanti sono passati quando è iniziata questa pandemia, le interferenze domestiche sono in qualche modo all'ordine del giorno. Io ho il gatto che probabilmente salirà in qualche momento sul tavolo. Si è appassionata anche lei di tecnologia e di imprenditoria in questi mesi ascoltandomi. Bene, ottimo. Ascolta, senti, grazie mille per essere qui con noi oggi in questo nuovo appuntamento con IgoDaddy Talk. Io ho una lunga lista di nomi di aziende di cui tu sei stato fondatore, imprenditore, tipo Matura.it, Prezzi Pazzi, Supermercato 24, ora Everly, piuttosto che Checkout Technologies, Fresco Frigo. Insomma, se dovessi in qualche modo definirti per presentarti al nostro pubblico, come potrei definirti? Un imprenditore seriale? Sì, diciamo che quello è il termine accademico. In realtà sono semplicemente un ragazzo che ci prova in continuazione e che non molla mai di solito. Fa piacere che tu ti definisca ragazzo, perché ho visto che abbiamo la stessa età, quindi in qualche modo mi identifico. Nonostante la barba bianca e i pochi capelli, quindi grazie per la buona notizia del mattino. Ascolta, ti racconto un pochino che cosa sono IgoDaddy Talks, anche per chi sta a casa e che magari è la prima volta che si collega ad uno dei nostri interventi. Come sai, in GoDaddy cerchiamo di aiutare gli imprenditori di tutti i giorni e di tutto il mondo. E fondamentalmente lo facciamo in tre modi. Uno, dando i nostri prodotti e servizi, registrodomini, costruttori di siti web, eccetera. Due, con le nostre persone, con il nostro team che è sempre a disposizione dei nostri clienti o potenziali clienti, possono chiamarci in qualsiasi momento e li aiutiamo indirizzare le loro decisioni e poi terzo ma non ultimo cerchiamo di aiutare gli imprenditori con attività come queste che sono in qualche modo diciamo delle attività formative. Lo facciamo quindi facendo delle interviste in questo caso a persone nel mondo delle startup, dell'imprenditoria che hanno avuto successo e che hanno voglia di condividere le loro esperienze con l'obiettivo per chi ci ascolta di da un lato, diciamo, ridurre la curva di apprendimento nell'imprenditoria e dall'altro, soprattutto, minimizzare il rischio di lanciarsi in un'avventura imprenditoriale, perché come sappiamo, oggigiorno, lanciarsi in un tipo di progetto come aprire una startup ha un forte rischio di fallimento, credo che il tasso sia intorno al 90-95% del primo anno di vita. Quindi, ancora di più complimenti a te per averne lanciate tante e tutte di successo. Quello che vorrei fare oggi con te è in qualche modo ripercorrere il tuo percorso professionale in modo appunto da poter aiutare gli imprenditori a capire quali sono gli inizi, quali sono le sfide che in qualche modo bisogna affrontare durante il percorso imprenditoriale. E quindi vorrei proprio iniziare chiedendoti qual è stato il tuo punto di partenza. So che tu hai lanciato una prima startup attorno ai 18-19 anni, nel 2001 la tua azienda Matura.it fatturava già oltre 1 miliardo di lire. Non so se è stato quello un punto di partenza o magari calcio.com o un'altra avventura. Se ti va, raccontaci un pochino. Sì, guarda, sicuramente l'inizio è stata la curiosità, nel senso che io ho fatto ragioneria programmatore, quindi sai, un po' sviluppatore, un po' bilanci e prime note al tempo,
E quindi in realtà vedevo due mondi. Il mondo dell'informatica era ovviamente in un momento molto prolifico, era il momento della new economy, quindi queste grosse aziende che si quotavano, la prima bolla di internet per ricordarci, e quindi era tutto veramente molto interessante e il mondo pensava che da lì a brevissimo sarebbe diventato tutto digitale in maniera molto molto veloce e lo pensavo anch'io, ovviamente come tutti. Quando ho 19 anni, come raccontavi tu, ho fondato una prima società che si chiama calcio.com, quindi sono già partito col dominio giusto per fare una cosa, era un social network di calciatori dilettanti. È durata solo 6 mesi, ovviamente ero molto inesperto, avevo però un mentore molto particolare che era Marco Benatti, che era uno dei 3 fondatori di Virgilio.it, veronese come me, che mi ha dato la mano a partire. Però quello in realtà per me è stato, diciamo, un momento nel quale ho capito quello che avrei voluto fare da grande, cioè fare l'imprenditore. Per un motivo molto semplice, avevo scoperto che mandando online questo sito web, parlando con questi calciatori, in realtà stavo creando un impatto positivo. Cioè c'era un impatto sulle persone, improvvisamente queste potevano vedere i risultati direttamente online senza dover guardare il giorno dopo il giornale locale. E questo in realtà è la cosa che mi fa continuare ad andare avanti su questo lavoro, cioè ogni volta che fai un progetto lo pubblichi online c'è un impatto, l'impatto può essere positivo o negativo ma c'è comunque un certo tipo di impatto e questo secondo me è l'elemento fondamentale. D'altronde sai, ormai dopo 20 anni, sono più di 21 anni ormai che faccio l'imprenditore, se dovessi semplicemente dire che quello che mi muove è il ritorno economico, probabilmente avrei già smesso da tanto, anche perché sai bene che fare questo lavoro qua significa, io lo dico sempre, fare l'imprenditore è un lavoro nel quale puoi guadagnare tantissimo e perdere il doppio di solito, quindi in realtà è veramente molto difficile. In realtà la parte, diciamo, principale per me è veramente l'impatto sociale che ha l'operazione che sto facendo. Ecco, peraltro, a proposito di perdere tantissimo, spero che non sia, che non capiti a nessuno e che non ci sia una perdita, però è vero anche che c'è un forte, diciamo, compromesso personale con la vita personale, no? Perché immagino che le ore dedicate alla famiglia o anche forse, non so, agli interessi, allo sport, o ad altre attività sono poche o nulla. Io ricordo quando ho lanciato la mia di startup, fondamentalmente dormivo per 2 anni, ho dormito 3 ore a notte e avevo 0 relazioni sociali che non fossero con i co-founder o con gli sviluppatori. Immagino anche per te, giusto? Sì. Sì, sì, questo ovviamente fa parte del, diciamo, di questo lavoro che vai a fare. È un lavoro totalizzante, vero? Cioè è un lavoro nel quale veramente non c'è il weekend, te lo assicuro. Poi magari ti puoi prendere, che ne so, una mezza giornata durante la settimana quando tutti gli altri invece stanno andando al lavoro. Però non ti capita di sicuro nei primi anni. Io dico sempre, i primi 3 anni sono gli anni nei quali il fondatore non va neanche in vacanza perché non c'è il tempo per poter fare quella cosa lì e semplicemente si lavora 24 ore al giorno. Il che significa veramente che anche quando vai a letto in realtà pensi a come risolvere delle situazioni che hai in azienda e che dovrai affrontare il giorno seguente. Giusto. Condivido, nonostante la mia breve e minima esperienza imprenditoriale, mi ritrovo tantissimo nelle tue parole. Ascolta, diciamo, prima parlavamo poco fa di Matura.it e della sua vendita e ho letto in un'intervista che dicevi fondamentalmente che all'età circa di 26 anni, forse anche preso dall'emozione post exit, ti sei ritrovato in un certo momento con una serie di debiti o credo di aver letto un buco finanziario, è stato definito, e quindi poi ti sei lanciato nella consulenza. Però poi, forse perché quando un imprenditore ce l'ha, non lo so, nel DNA, no, lo sente quell'inquietudine nello stomaco che lo porta a ritornare sui tuoi passi, a un certo punto hai deciso di fondare una società, David Brown, nel 2009, e quindi volevo chiedere, è stato quello per esempio per te un punto di svolta? Sono state le successive aziende tipo Prezzi Pazzi o magari ci sono stati vari punti di svolta nella tua vita? Non lo so. No, guarda, io in realtà sono punti di svolta, io li chiamo punti di reset proprio, nel senso che ci sono stati due momenti nella mia vita nel quale
improvvisamente ho smesso quello che stavo facendo semplicemente perché non mi apparteneva e ho cominciato a fare qualcos'altro. Se dovessi dirti, negli ultimi 10 anni in realtà non ho mai avuto questo reset, perché ho probabilmente capito qual è la mia strada. E a partire dal 2010, quando ho fondato Prezzi Pazzi, in realtà ho sempre fatto poi aziende tecnologiche, che sono quello che mi piace fare, insomma. In particolare negli ultimi anni, diciamo a partire dal supermercato 24, ho addirittura diciamo impostato un modo per creare aziende in modo seriale, che è quello che dicevi prima, e quindi partire, diciamo, non più come il classico startup, diciamo all'italiana, ma cercare di fare delle startup un'operazione più industriale, e quindi fondarle, costruire il team, finanziarlo 2-4 milioni di solito, e dopodiché trovare un nuovo amministratore delegato che faccia il percorso seguente, e io andare a fondare un'altra società. Insomma, questo è quello che ho iniziato a fare ultimamente. Sì, mi hai fatto pensare a una cosa che è molto interessante, perché in qualche modo nel definire un nel mettere in piedi un processo di generazione di startup significa che in qualche modo sei uscito fuori dalla logica, dallo schema del ho bisogno di un'idea brillante per creare una startup, e in qualche modo stai dimostrando che non è l'idea di per sé brillante e super innovativa che fa partire la startup del momento, ma è piuttosto una metodologia, è un processo. Se non ricordo male, in una tua intervista dicevi copiare e poi innovare. Quindi la domanda che mi faccio, collegandomi a quello che mi hai appena detto, a questa serialità che hai di creare aziende ogni 18 mesi, quanto è importante l'idea e come riesci a creare una nuova azienda ogni 18 mesi? Immagino uno di idee brillanti non ne possa avere una ogni 18 mesi, no? Probabilmente ne ha una nella vita se ce l'ha. Cos'è che fa la differenza realmente nel mettere su una startup, un'azienda di successo? Allora Gianluca, sai, prima di tutto bisogna pensare a dove viviamo, ok? Quindi viviamo in un paese molto particolare che ha dei capisaldi, diciamo, dei settori nei quali siamo veramente i numeri uno al mondo. La moda, il design, l'automotive, il food, ovviamente, il turismo. E quindi sono dell'idea che quando fai qualcosa, diciamo, di innovativo in Italia, dovresti partire da quei capisaldi. Di innovativo significa proprio di non visto nel giro, di non visto nel mondo. Okay. Io invece, come dicevi prima, la mia logica è un po' invece copiare. Quindi io quello che faccio notoriamente è guardare quello che succede negli altri stati del mondo, negli Stati Uniti in modo particolare. Okay. Di solito si vede una startup che ha appena raccolto un Series A, e quindi diciamo hai soldi per andare a prendersi gli Stati Uniti, e sono dei modelli che magari penso che possano essere facilmente portati in Europa, in Italia in modo particolare. Noi italiani abbiamo una grossa fortuna, io lo dico sempre, siamo 3-4 anni indietro rispetto al resto del mondo, e quindi ti basta leggere un giornale americano per leggere quello che succederà nel futuro anche qua. Questo è un modo per andare, se vuoi, a ridurre il rischio, perché fare l'imprenditore in realtà è fare l'investitore. Noi siamo i primi investitori perché investiamo la risorsa più importante del mondo, che è il nostro tempo. I nostri 40 anni che stiamo perdendo in questo anno di pandemia non ce li ridarà mai nessuno, e quindi sono molto molto importanti. Per andare a ridurre il rischio, la cosa migliore da fare, secondo me, è andare a copiare qualcuno che ha fatto una cosa in America. Copiarla significa anche acquisire del know-how che lui ovviamente ha dovuto lavorare per acquisirlo, ma tu copiandolo in realtà, diciamo, ti faciliti il lavoro. Importarlo in Italia, adattarlo al mercato italiano, perché l'Italia non sono gli Stati Uniti, ok? E dopo circa, secondo me, un anno nel quale hai testato e visto, puoi iniziare ad innovare quel determinato modello. Questo, secondo me, è il modo più semplice per ridurre il rischio. Come dicevo, fare l'investitore non significa trovare l'operazione che ti dà il maggior rendimento, significa trovare l'operazione che ti dà meno rischio. Questo è fare l'investitore. E la stessa cosa, secondo me, deve essere applicata soprattutto sulle startup, che sono quasi, diciamo, ormai uno strumento finanziario. E quindi dobbiamo essere consapevoli di dove siamo e cosa possiamo fare. Molto interessante il punto di vista, tra l'altro mi ci ritrovo pienamente. Ricordo che quando
quando io mi lanciai nella mia avventura di una startup di telemedicina, effettivamente facemmo riferimento ad un'azienda che aveva già un discreto successo in California, e qui non si vedeva, era nel 2000, penso alla lavarci 2013-2014, e qui non si vedeva nulla di simile. Adesso diciamo che ci sono già varie realtà anche ben quotate con discreto seguito di clienti, quindi hanno fatto bene, io no, però ho imparato tanto. Ascolta, interessante questo discorso del processo di in qualche modo copiare, vedere cosa si fa oltreoceano e capire come adattarlo localmente. E se non sbaglio, in un certo momento concreto della tua vita invece hai copiato qualcosa che veniva dall'Inghilterra, giusto? Tu vivevi, hai vissuto lì, forse a Londra per un periodo, poi sei tornato in Italia e non c'era il servizio di delivery della spesa a domicilio, e da lì è nata l'idea di supermercato 24, se non dico male. Esatto. Quindi stavo dicendo che a volte l'imprenditore in qualche modo cerca anche di risolvere un problema anche a se stesso mettendo su un'azienda. È stato questo il caso? Sì, diciamo che il processo di generazione di supermercato 24 è stato diverso effettivamente. Io quando ero a Londra usavo Ocado, che è il servizio di grocery delivery diciamo più famoso a Londra, e quindi dico, andavo al supermercato per prendere, sai, il latte, le 10 sterline di spesa, non le spese grosse che mi arrivavano direttamente col delivery. Quando sono tornato a Verona, nella mia metà di città, io abito nella zona universitaria, non c'era questo genere di servizio, e quindi ho cercato delle alternative, non le ho trovate, e ho iniziato a studiarmi i modelli che c'erano in giro per il mondo per riuscire diciamo ad avere questo servizio. E ho scoperto questa società americana che aveva fatto il primo grocery delivery completamente in gig economy, quindi con i rider, diciamo, e da lì è partito supermercato 24. Come racconto sempre, il primo rider del supermercato 24 sono stato io. Ho fatto le spese per i primi 20 giorni, e quando al 20° giorno facevo 7 spese al giorno ho capito che dovevo avere una mano da qualcun altro, anche perché io scrivevo il codice, facevo il marketing, facevo le spese, facevo tutto io ovviamente, e quindi da lì abbiamo iniziato poi a costruire questa azienda. Ormai ha più, ormai 150 dipendenti, insomma è una delle startup più importanti in Italia, scale up anzi ormai. Caspita, certo, per fare diciamo tu il fattorino della tua stessa azienda, a parte avere una grandissima forza di volontà e passione per quello che fai, mi sembra di capire, dimmi se sbaglio, che in qualche modo bisogna anche avere in qualche modo lo spirito giusto e forse la motivazione giusta. La motivazione a volte è data anche dal non avere, lasciami passare il termine, nulla da perdere, no? Cioè immagino che qualcuno che si trovi in una comfort zone, anche fosse lavorativa, familiare, probabilmente avrebbe più difficoltà a lasciare tutto e mettersi a fare un lavoro che in qualche modo richiede quasi un approccio poliedrico, no? Sei in un certo momento il marketing manager della tua azienda, il fondatore, l'account manager, il fattorino, l'ufficio acquisti, eccetera. Quindi certo. È una, come posso dire, è una caratteristica rilevante per l'imprenditore il doversi trovare, come dire, con fame, tra virgolette, di business e fame di successo. Sì, allora io penso che sia tutto dato dalla passione, nel senso che sono anche convinto, come dicevi tu, che quando parti con una startup devi mettere in conto che puoi perdere tutto, ok? Ed è molto importante, perché nel momento in cui puoi perdere tutto, in realtà tiri fuori veramente te stesso e tutto quello che puoi dare ad un determinato progetto. È un po', io lo dico sempre, quando si parte con la startup bisogna partire, diciamo, poveri, che significa con pochi soldi in cassa, perché i pochi soldi in realtà ti fanno sempre ragionare, molto di più, eh. Io mi sono reso conto che quando raccolgo i round, poi ho dei mesi nei quali sono veramente stupido e faccio degli acquisti che non hanno senso o potevano essere fatti in maniera più oculata o più ragionata. O potevo anche trovare soluzioni che mi sarebbero costate zero molte volte.
Ok, il fatto di andare a fare le spese in realtà è un elemento secondo me importante nelle startup, perché dobbiamo ricordarci una cosa: noi facciamo imprese innovative, ok? Quindi facciamo una cosa che prima nessun altro ha fatto, quindi non si può, diciamo, partire con già una struttura pensando di non dover toccare, diciamo, le cose più pratiche, ok? Fare startup è un po' come spalare il letame. Tu devi partire veramente da lì per capire come funzionano le cose. E quindi io ho voluto proprio fare il fattorino, perché mi ha permesso di capire tantissime cose. La prima cosa, ti dico, più importante è stata capire il consumatore. Io ricordo sempre, guarda, la prima spesa che ho fatto è stata una bottiglia di Campari e un pacco di cracker. E io con la mia Vespa sono andato a prenderla al supermercato, a consegnarla. E pensavo che il cliente fosse uno come me, uno che sta davanti al computer, uno sviluppatore, un nerd, insomma, qualcuno come me. Invece, quella volta mi ha aperto la porta un signore che aveva più o meno 85 anni, aveva difficoltà motorie. E ho capito che in realtà il mio servizio serviva non solo alle persone come me, che sono troppo indaffarate da lavorare, ma anche a chi ha dei problemi fisici. Ok, e questo è stato molto utile, perché poi parlando veramente col consumatore nel momento della consegna scopri che alla fine puoi allargare il target a tantissime altre persone, ed è veramente molto utile. Guarda, hai toccato due punti super interessanti: uno sull'affinare, diciamo, l'ingegno per usare le poche risorse che si hanno per acquisire clienti, e l'altro appunto è lo scoprire chi sono realmente i tuoi clienti. Io ricordo che quando fondai la mia startup, improvvisamente mi resi conto come era diverso il mondo. Abituato a lavorare nel mondo corporate, grandi aziende, multinazionali, in cui si parla di investimenti di centinaia di migliaia di dollari, euro, piuttosto che di milioni di euro, magari in campagne di advertising di varia natura. Invece con la mia startup siamo lì a guardare i 50 euro o come far fruttare al meglio 1000 euro per acquisire 100-150 clienti con 1000 euro, quando magari tipicamente si parla di costi di acquisizione di 50-100 euro, dipende dal tipo di business. Quindi hai completamente ragione, sono assolutamente dalla tua parte, che a volte avere questa fame aguzza l'ingegno, e sono completamente d'accordo anche con il fatto che bisogna mettere le mani nel fango. Mettere le mani nel fango per sporcarsi, per capire realmente come vanno le cose. A volte si scoprono, come dire, si scoprono degli aspetti che uno non poteva immaginare, o semplicemente può darsi che si validino delle ipotesi che uno poteva avere in mente. Di fatto ci sono molte aziende, anche nel mondo corporate, parlando un po' di intrapreneurship, diciamo, che cercano di adottare approcci un po' più agili, per esempio parlando di MVP dentro la stessa azienda, sviluppando prodotti minimi e vedere come reagiscono i mercati, oppure mandando i propri dipendenti a sporcarsi le mani. Io in varie aziende in cui ho lavorato sono stato dentro ai call center a ascoltare le chiamate, a parlare con gli agenti che poi alla fine danno il volto, no? Parlano giornalmente, quotidianamente, per ore con i clienti, e scopri delle realtà inimmaginabili, perché a volte quando uno poi lavora ad alti livelli in un'azienda vive in qualche modo, può capitare che viva tra le nuvole, non è una regola, però può capitare. Quindi appunto scendere un pochino, qualche gradino della piramide, aiuta tantissimo a dare una customer experience più adeguata. Senti, invece volevo chiederti una cosa. Abbiamo parlato di imprenditoria in serie, no? Quindi creare una startup ogni 18 mesi, e questo mi fa pensare che per un imprenditore come te non esista un reale punto di arrivo, cioè se no altrimenti magari ti sei già andato in pensione, ti saresti già ritirato, ma probabilmente sono vari punti di svolta, o come l'hai chiamati tu, di reset. O magari mi sbaglio, cioè per esempio Fresco Frico per te, ora perché è l'ultima, sì, è la più recente, ma c'è anche l'uscita di qualche mese fa di Checkout Technologies, per esempio, l'exit. Per te quelli sono dei punti di arrivo, o sono, come li definiresti? Sono dei punti di svolta? Ma guarda, allora...
C'è un ragionamento per cui fondo una startup ogni 18 mesi. Il ragionamento è che io vivo di equity e quindi, sai, è come quando tu investi in borsa, devi differenziare il più possibile. Sarebbe troppo stupido investire su un unico titolo, anche se magari funziona. Perché in una situazione, basta vedere la pandemia attuale, ovviamente in qualsiasi portafoglio ci sono alcune cose che vanno molto bene e alcune cose che stanno andando molto male. Diciamo che tendenzialmente quando investi sull'innovazione va sempre bene, anche in casi come questo qui, insomma. Però la mia logica, come ti dicevo, è ridurre il rischio, quindi avere equity di molte aziende. A differenza, se vuoi, degli altri imprenditori, non sono innamorato dell'idea, ok? Come non sono innamorato delle imprese. Al limite mi innamoro delle persone che ci lavorano dentro, perché ho un team magari eccezionale o delle persone molto forti, sono persone con le quali mi trovo benissimo a lavorare, anche perché, ahimè, sono persone con le quali magari passo più tempo rispetto a quello che passo in famiglia e quindi ovviamente ho bisogno di lavorare bene con queste persone. Quindi la mia logica è, diciamo, un po' diversa rispetto al classico romanticismo dell'imprenditore che vuole tenere la sua aziendina, eccetera, eccetera. Io volentieri lascio, diciamo, il bambino che ho creato al prossimo amministratore delegato, ovviamente lo seguo perché ho tutto l'interesse, alla fine quella società è mia, che vada bene nel futuro. Però l'obiettivo per me è sempre vedere la prossima sfida e le sfide in realtà diventano sempre più grandi. Perché diventano team sempre più professionali, diventa una raccolta sempre più grande, insomma, diventano sfide anche, diciamo, molto più grandi rispetto a prima. È questo alla fine che mi muove, è la sfida, è un po' come gli sviluppatori, li muove la sfida tecnologica, ecco, la mia è una sfida di business. Voglio riuscire a fare un'impresa ogni volta più grande rispetto a quella precedente. Bella sfida, complimenti. Ma rispetto alla passione, appunto, molti imprenditori dicono non innamorarti della soluzione, innamorati del problema, perché appunto il problema è fondamentalmente uno, di soluzioni al problema ce ne possono essere N, soprattutto le soluzioni e i problemi possono evolversi e quindi bisogna avere un approccio abbastanza elastico al poter adattare le soluzioni alle circostanze. Nel tuo caso comunque ti innamori del problema o, come hai detto poco fa, diciamo che ti piace la sfida iniziale e poi allochi, diciamo, la tua azienda, la dai in gestione a qualcuno e già un po' ti astrai dal problema che hai risolto? Ma allora, in realtà sono due argomenti un po' distinti secondo me. È vero che bisogna innamorarsi del problema perché bisogna risolvere i problemi e i problemi a volte non si risolvono in modo digitale, ok? Quindi, sai, io il mio grosso problema è che essendo uno sviluppatore tendo a risolvere tutto con del software. A volte mi rendo conto che invece le cose si possono risolvere anche in modo analogico, ok? E magari a volte l'analogico è anche più funzionale rispetto ad una soluzione digitale. Quindi bisogna anche, secondo me, calarsi sulla realtà. Io dico sempre di non essere il consumatore medio. Questo è il mio grosso problema ed è il motivo per cui parlo con tutti i miei clienti, cerco di parlare con la maggior parte, perché in realtà sono i clienti il consumatore medio. L'unione di tutti questi diventano il consumatore medio e ti dicono le cose da fare. Io dico sempre che i business online sono bellissimi perché tendenzialmente sono brainless, cioè l'imprenditore deve metterci poco cervello, perché in realtà c'è già il consumatore che ti dice quello che devi fare, ok? Poi è ovvio che il consumatore a volte ti dice delle cose assurde, però bisogna ovviamente cercare di indirizzare l'azienda. Nel momento in cui trovo il nuovo amministratore delegato, ovviamente, diciamo, passo alla task successiva. Questo è un po' il concetto della serialità, quindi io il mio progetto, diciamo, l'ho chiuso, sai, un progetto di una startup è fatta di execution, l'idea vale veramente niente, anche perché la stessa idea, Gianluca, fatta da te o da me, la facciamo in due modi completamente diversi e nessuno saprà fino alla fine chi l'avrà fatta nella maniera corretta. Però c'è l'execution, questa secondo me è l'unica parte fondamentale. Quindi cercare di mettere in campo un'execution corretta e a volte anche reversibile, perché tantissime volte, tutti i giorni dico, vado in ufficio e prendo delle scelte sbagliate, devo riuscire anche a renderle reversibili e quindi magari a riindirizzare una scelta sbagliata che ho fatto il giorno prima. Questo secondo me è quello che dobbiamo fare. E su questo secondo me ci possono essere delle pratiche che vanno un po' a ridurre il nostro rischio. Mi hai fatto pensare una cosa a proposito, avevo questa domanda che mi girava per la testa,
appunto riguardo all'execution, errori e poter in qualche modo avere un approccio reversibile, mi ha fatto pensare una cosa che è questa. Leggendo della tua exit di Checkout Technologies, da quello che so, credo che fosse settembre, ottobre del 2019, eri lì, diciamo, che stavi per chiudere l'exit con Standard Cognition e luego, scusate, mio spagnolo, vivendo a Madrid, e poi invece uno dei tuoi soci, diciamo, di peso, in qualche modo si è opposto alla vendita, la vendita è saltata, l'exit è saltata, ma forse quella è stata anche una fortuna, perché poi successivamente tu hai avuto il coraggio di ricapitalizzare l'azienda e questo ti ha permesso di venderla poco dopo, tra virgolette, facendo forse un per quattro di quello che avresti potuto incassare con la vendita precedente. Quindi in qualche modo c'è stata da un lato un intervento esterno, ma anche un tuo momento di lucidità e di coraggio nel ricapitalizzare, investire e credere in quello che stavi facendo. A questo punto, proprio su questo tema, ti chiedo, vista la frizione che hai avuto con i tuoi soci e sempre in vista del dare dei consigli a chi ci sta ascoltando, quanto è determinante la scelta di un socio e cosa valutare nel momento in cui si decide di, diciamo, di entrare in questo matrimonio, se possiamo definirlo il business, visto che starai, non so, 18 ore al giorno, braccio a braccio, gomito a gomito con questa o queste persone? Guarda, è molto difficile, Gianluca. Poi parli con uno che ha avuto negli ultimi anni due cofondatori e con entrambi ha litigato, quindi ti dico, è veramente molto complesso. Secondo me, questo ovviamente, sai, fare una startup è un'avventura, quindi ovviamente devi avere persone super allineate con te, e per essere super allineate, secondo me, bisogna continuare a parlarsi e bisogna continuare a ricordarsi quali sono gli obiettivi nei quali che si vogliono raggiungere, scusami. Non è facile. Io una cosa che ho capito, soprattutto a livello di soci, è che devo fare molto più cross-reference, quindi devo parlare con altri imprenditori che sono magari già loro soci, in modo tale da capire se quella persona lì è adatta al mio tipo di società. Sai, io ho un'impostazione molto particolare. Nel momento in cui arriva un'offerta di acquisizione, se c'è il giusto rendimento, di solito accetto sempre la vendita, ok? Perché è un'operazione, secondo me. Mentre ne conosco altri che non venderebbero mai, ok? Oppure perché ritengono che la loro creatura debba rimanere loro per sempre, insomma. Quindi, secondo me, l'importante è l'allineamento degli interessi, ok? E soprattutto avere la stessa strada in testa. Nel momento in cui c'è un investitore che capisco che vuole semplicemente entrare per un anno, per me non è l'investitore giusto per me, perché l'investitore deve entrare fino alla exit, che può essere tra 2 anni o tra 10 anni. Capito? Quindi ognuno ha il suo modo. Secondo me l'importante è parlarsi. Ecco, il rischio sai qual è? Che in un mondo come quello italiano, nel quale ci sono pochi soldi, di solito qualsiasi denaro va bene, ok? Perché l'importante è fare la startup, ma non è assolutamente così, perché è semplicemente un posticipare il problema. Quindi bisogna scegliersi i soci veramente in modo molto attento, e i cofondatori ancora di più. Giusto. Mi ci ritrovo assolutamente. Senti, restando su Checkout Technology, per entrare un po' anche in temi più recenti, forse anche, chiamiamoli, un po' sfortunati, tu hai venduto fondamentalmente all'inizio o durante il lockdown di questa primavera. Quindi, insomma, in un momento molto complesso. Toglimi una curiosità, ma come hai fatto a gestire un exit? Immagino, suppongo, a distanza e a remoto, stiamo parlando di un processo complesso di negoziazioni, di aspetti legali, eccetera. Immagino, non so, videoconferenza per email, al telefono, com'è andata? Qual è stata Ma guarda, l'esperienza? allora, questa è stata l'exit più lunga della mia vita, nel senso che, come raccontavi tu, è partita più o meno ad agosto del 2019, quando sono stato negli Stati Uniti. Ho incontrato per un caffè l'amministratore delegato di questa società,
e dopo mezz'ora avevo un'offerta via mail per acquisire la società. E quindi sembrava che in settembre loro volevano acquisirci, pensa, in 30 giorni. Questi sono gli americani, cioè in 30 giorni loro volevano chiudere il processo. End to end, due diligence, tutto. Fino alla firma 30 giorni. E io lì ti dico, io li ho incontrati, erano i primi di agosto del 2019 e il mio problema sai qual era? Che in Italia in agosto non c'è nessuno. E quindi era impensabile andare dai soci e dire ragazzi dovete tornare perché dobbiamo firmare la cessione. E quindi gli ho spiegato che non si poteva fare, bisognava andare a fine settembre, quindi 60 giorni. Quindi sono venuti in Italia, hanno conosciuto tutto il team, eccetera. A un certo momento c'è stato questo socio insomma che si è messo di mezzo, non aveva la percentuale, ma sai, quando c'è un'acquisizione, il compratore vuole avere una situazione molto tranquilla, vuole che tutti i soci dall'altra parte siano coesi nel vendere. Ok, questo è importante, soprattutto su una realtà piccola come può essere una startup. Noi avevamo meno di 2 anni, quindi eravamo molto piccoli ancora, meno di 2 anni, 15 persone. Quindi poi questo nostro socio semplicemente ha chiesto più soldi e dall'altra parte mi hanno insomma fatto capire che non erano gli accordi che avevamo inizialmente ed è saltata. Poi a fine, il 31 dicembre, mi è arrivato un WhatsApp e mi hanno detto che volevano invece procedere. E quindi da lì siamo andati avanti nel fare nuovamente la due diligence. La due diligence è un foglio Excel con più o meno 500 domande, nelle quali ci sono domande dal quanti voli aerei ci sono da San Francisco a Milano ogni giorno, al mandami rendiconti finanziari, quindi documentazione da creare. Quindi non è una cosa semplice da gestire. L'abbiamo gestita tutta in remoto, ma ti dico la verità, il 20 di marzo, che è il giorno nel quale eravamo dal notaio italiano per firmare, in realtà tutti per delega, perché abbiamo delegato tutti, perché ovviamente gli americani non potevano venire in Italia, noi eravamo già in lockdown e io non potevo muovermi dal Veneto per andare a Milano a fare la stessa operazione, quindi abbiamo tutti delegato gli avvocati. Il problema vero era che le banche americane, era il primo giorno di lockdown in California e le banche americane non avevano nessuno per mandare i soldi, quindi è stato veramente molto molto complesso, tutto gestito via video call. Ce l'abbiamo fatta, sai perché? Perché al di là della pandemia, quel tipo di tecnologia lì è comunque veramente il futuro del retail. Quindi averlo acquisito il 20 marzo, averlo acquisito il mese dopo l'acquisizione sarebbe stata fatta comunque. È ovvio che una situazione di questo genere non l'abbiamo mai vissuta ed è stato meglio concluderla prima dell'inizio della pandemia. Ho capito. Caspita, veramente una storia da raccontare, eh? Credo di quelle cose che capitano e speriamo capitano una volta sola nella vita, facendo riferimento alla pandemia. Senti Enrico, andando un pochino in chiusura di questa chiacchierata, volevo chiederti un po' quali sono i tuoi progetti per il futuro, sempre che tu li possa condividere e che ce ne siano, capisco che sei coinvolto in varie altre attività e se stai guardando magari anche a qualche settore specifico. Ho letto che per esempio avevi visto un po' il tema del fitness domestico, diciamo da casa, eccetera. Stai già fiutando qualche opportunità, stai già guardando qualche realtà da importare in Italia o sei ancora 100% concentrato sulle attività in corso? No, in realtà questo è il momento nel quale sto guardando in giro ed è un momento molto, secondo me, interessante e unico probabilmente nella storia degli ultimi 100 anni, perché improvvisamente il digitale ha fatto un balzo di 4-5 anni in avanti, ok? Quindi improvvisamente ci siamo trovati non allineati rispetto alle esigenze del consumatore che invece voleva immediatamente più digitale. Quindi io mi sto guardando tantissimo in giro, è ovvio che questo è un momento nel quale c'è anche tantissimo rumore, qualcuno che dice che vivremo in casa, qualcuno che dice che tornerà tutto normale, quindi bisogna applicare un bel filtro e capire cosa succederà dopo, perché questa cosa finirà, insomma, quindi no, su quello non c'è il minimo dubbio, finirà, ma le abitudini saranno completamente cambiate, cioè ci sarà molta più digitalizzazione. Sulla parte del fitness a casa io penso che sia uno dei trend che si è imposto di più in questo momento qui, semplicemente perché non possiamo muoverci e quindi tutti noi facciamo dello sport a casa, chi ha il terrazzo, chi non ce l'ha, insomma. Ed è interessante perché gli americani su questo erano, se vuoi, leggermente più avanti di noi, perché ci sono grossissime società che già hanno iniziato a fare questa cosa da anni, ovviamente sono esplose durante la pandemia. E inizio a vedere anche in Italia qualcosa di interessante. Quindi mi sto semplicemente guardando intorno. Capisco.
Perché a proposito di fitness in casa, io dopo 2 mesi di lockdown qui a Madrid ho iniziato a correre nel corridoio della casa a mezz'ora. Sembravo tipo un animale in gabbia impazzito. Però era l'unico modo. Sono runner da quando ho 12 anni, quindi non riuscivo più a star fermo. Probabilmente una soluzione di fitness che mi aiutasse sarebbe stata ben gradita. Di fatto qualcosa ho fatto vedendo, sai, persone su YouTube che fanno esercizi, eccetera. Bene, senti Enrico, grazie davvero per essere stato qui con noi oggi in questo nuovo appuntamento con i GoDaddy Talks. Io sono certo che il tuo contributo, le tue storie, le tue esperienze di vita personale e professionale hanno in qualche modo incuriosito e probabilmente aiutato anche altre persone che si vogliono lanciare nel mondo imprenditoriale o che magari l'hanno già fatto e stanno affrontando alcuni ostacoli. Quindi grazie a nome mio personale, a nome di GoDaddy, a nome anche di tutte le persone che ti hanno ascoltato e che hanno imparato qualcosa di nuovo oggi. Grazie davvero. Grazie a voi. Ciao. A presto Enrico. Ciao, ciao, ciao.